Chiudete gli occhi, chiudete gli occhi. Immaginate questo. A tavola. Mamma, papà, io, il mio fratello, la mia sorella. Ognuno di noi col suo proprio telefonino e parlando. Tutti parlano, ma parlano fuori, fra loro non si parla. Tutti si comunicano, è vero? Sì, tramite il telefonino, ma non dialogano. Questo è il problema. Questo è il problema. La mancanza di dialogo e la mancanza di ascolto. L'ascolto è il primo passo del dialogo. E questo credo che è un problema che noi dobbiamo risolvere. Una delle malattie più brutte del tempo di oggi è la poca capacità di ascolto. È come se noi avessimo le orecchie bloccate, no? L'ascolto. Sì, io mi sto comunicando col telefonino, ma non ascolti quelli che sono vicino a te, non dialoghi. Sei in comunicazione con altro, che forse non è comunicazione vera, non è dialogo. Io dico una cosa, tu dici l'altra, ma tutto virtuale. E come si incomincia a dialogare? Con l'orecchio. Sbloccare le orecchie, orecchie aperte per sentire cosa succede. Per esempio, io vado a visitare un ammalato e incomincio a parlare, non ti preoccupi, guarirei pronto, bla 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 bla, ciao, che Dio ti benedica. Ma quante volte si fa così? Il povero malato rimane così. Ma lui aveva bisogno di essere ascoltato. Quando tu vai a visitare un malato, stai zitto, dagli un bacio, carezzalo. Una domanda, ma come stai? E lascialo parlare. La lingua in secondo posto. Primo posto chi è? Non ho sentito. E la lingua a quale posto è? Al secondo, sempre. Ma ascoltare, e dall'ascolto al dialogo. E anche al dialogo concreto, perché questo che si fa col telefonino è virtuale, è liquido, non è concreto.